Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un altro giocatore. Parliamo sempre di queste stime di mercato con giocatori passati, con valori però attuali, valori stime attuali. Oggi parliamo di un difensore, l'ultimo, un difensore atipico e molto simile a quelli di cui abbiamo parlato, cioè Maldini, che è Pujol, spagnolo, ex capitano del Barcellona. Quindi un giocatore importantissimo per Barcellona e per la nazionale spagnola. È un giocatore che è nato nel 1978, quindi fa parte della generazione degli anni 70, del Piero Pirlo Buffon, anzi coetaneo di Buffon, però si è ritirato ben prima di Buffon. È un giocatore che ha avuto il suo apice tra il 2001 e il 2010, tra i 23 e i 32 anni. Quindi parliamo di questo gap qua, giusto per avere l'idea di che età ha avuto nel momento in cui era al massimo. Però ci dà veramente un'indicazione di come valutarlo. Innanzitutto che è Pujol. Pujol era un giocatore molto simile a Maldini, un difensore che però viene utilizzato anche come terzino. Quindi quel tipo di giocatore là. Chiaramente gioca in contesti diversi, la nazionale spagnola, non solo come nazionale, sicuramente nazionale più importante rispetto a quella italiana, perché Maldini, come sappiamo, non ha vinto il mondiale nel 2006 perché non ci ha giocato, il suo ultimo era il 2002, quindi chiaramente gli manca qualcosina in nazionale, cosa che Pujol ha avuto insieme al discorso delle Champions League, quindi del discorso club. Però è molto simile il profilo di Pujol con quello di Maldini per questa sua tipicità. Detto questo, per Pujol, fino al 2008 è una carriera molto simile a quella di Maldini. Dico fino al 2008 perché poi nel 2008 vince l'Europeo con appunto la Spagna e nel 2010 il Mondiale con la Spagna. Però fino ad allora parliamo di un Pujol veramente uguale, simile a quello che è stato Maldini anche per quanto riguarda i club. Forse ha vinto qualche meno Champions con il Barcellona, ma comunque il giocatore era a quel livello lì. Quindi per quanto mi riguarda, Pujol l'avrei venduto, secondo le stime, nel caso in cui due squadre si fossero confrontate sul mercato, a una cifra un pelo più bassa degli 800 milioni di Maldini, diciamo tra i 70 e i 90, questo perché ritengo Maldini più forte di Pujol e contando il pre-2008 di Pujol, forse Maldini qualcosa di più l'ha avuto, ma parliamo comunque di due giocatori pazzeschi, quindi dico, tengo 10 milioni di gap in meno, 70-90. Secondo me Pujol a quel tempo sarebbe stata venduta una cifra simile, tenendo conto però ovviamente dei valori, delle stime attuali di mercato. Quindi 70-90 milioni di euro, questo gap qua. Ho fatto una seconda valutazione però dopo, quando? Quando vince però tutto anche con la Spagna. 2008, 30 anni, europeo, 2010, 32 anni, mondiale. Ovviamente qua il discorso è molto simile a quello di Cannavaro. Vince con la nazionale spagnola un po' troppo tardi. Cioè lui era già vecchiotto, non tanto nel 2008 ma nel 2010 aveva già 32 anni, poi come sappiamo Pujol si è ritirato qualche anno fa, ben prima di altri giocatori suoi coetanei, questo quindi vuol dire che comunque per discorsi di calo fisico e quant'altro, per quanto fosse un fenomeno, sicuramente ha avuto un calo che avrebbe inciso con un potenziale valore di mercato. Quindi questo Pujol sicuramente è incedibile per tanti motivi, perché ormai è una bandiera e quindi le bandiere si sa che non si muovono. Ma non si muovono perché? Perché il giocatore talvolta non vuole muoversi in quanto ormai è riconosciuto, si riconosce appunto come bandiera, come giocatore importante per quanto riguarda appunto la sua squadra, però chiaramente la cifra sarebbe veramente calata. Nonostante un Pujol vincitore di tutto con la nazionale, 30-50 milioni sarebbero stati anche troppi perché comunque ha tra i 30 e i 32 anni, non è più giovanissimo, ha vinto tutto, una cifra col quale potrebbe tranquillamente prendere qualcos'altro il Barcellona. Però sappiamo che, ovviamente essendo bandiera, togliamo un discorso di mercato, perché sicuramente il giocatore dice no, no, non vengo da voi, ma il Barcellona dice no, è incedibile. È incedibile che semplicemente non si vuole arrivare ovviamente ad un confronto tra le squadre, ma nel caso in cui si oltrepassasse questo discorso qua, questo muro, chiaramente un discorso tra le squadre potrebbe essere veramente vicino a questa cifra qua. Quindi ricapitolando, abbiamo Pujol in due situazioni, pre-2008, al top della carriera anche per stanza fisica, con 70-90 milioni, la mia stima personale con questo mercato, per un difensore terzino. Poi dopo 2008, 2008-2010 e non di più, 30-50 con un brusco calo dopo, perché chiaramente praticamente si ritira dopo pochissimo tempo, mi pare 2013-14, quindi non di più, quindi veramente dopo poco. Queste sono le mie considerazioni per quanto riguarda i giocatori. Quindi queste sono le mie considerazioni per quanto riguarda Pujol, che è molto simile a Maldini, quindi alla fine l'ho confrontato veramente con l'esempio dell'altro video. E questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video che sarà quello che sarà, come sempre Forza Juve, e ci vediamo al prossimo video per queste stime di mercato con un nuovo calciatore. Passiamo ai centrocampisti che però non vi spoilerò perché ne parliamo la prossima volta. Ciao! Paura, 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 paura.